Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, direzione Castano Primo, stiamo andando alla Endurance Academy. È un centro che fa i test fisiologici per gli atleti, perché un mio compagno di università sta facendo una tesi magistrale in cui sta facendo dei test lì, insomma, perché sta facendo tirocinio lì, e io gli farò da cavia. Dopo vi spiegherà un po' meglio lui il tutto, su cosa farò, però insomma sarò sulla bicicletta e faremo dei test misurando il lattato e vedendo un po' la potenza sulla soglia. Perché ridi? Visto che ormai, vabbè, adesso no. Totale sì. 30 la torre, 26 per la terra, così sicuramente. Allora, quello che stiamo facendo è validare un protocollo per trovare la seconda soglia, la tacita. E il protocollo consiste in due sedute. La prima in cui ho fatto questo nuovo protocollo, che è un evening test. Allora, eccomi, piccola interruzione per semplificarti un pochettino quello che ha detto, perché posso immaginare che non è di facile comprensione. Allora, quello che vuole fare Alessandro è trovare un nuovo modo, ovviamente come tesi sperimentale scientifica, un nuovo modo per trovare la seconda soglia ventilatoria. Cos'è la seconda soglia ventilatoria? È quella zona, quella potenza, in questo caso in bicicletta, in cui si fa molta fatica, perché viene prodotto anche il lattato, che è un metabolita, è una sostanza che viene prodotta nel nostro corpo quando siamo in una condizione di fatica. Ecco. E quindi è una zona importante dove poi puoi impostare molti tuoi allenamenti per capire a che livello sei. Quindi la prima volta che sono andato da lui abbiamo provato il suo metodo, mentre la seconda volta, che è questa che state vedendo nel video, abbiamo provato il metodo gold standard, ovvero quello che viene usato nella scienza, tra virgolette, il modello originale. Ecco, e quindi lui poi immagino che vedrà se i due valori trovati combaceranno. Se combaciano vuol dire che è un ottimo risultato. Ecco, spero di avervelo semplificato un pochettino e vi lascio di nuovo al video. Thank you.
5 e 3. Sparo nel lungo il tempo, su, fammelo sapere. Se no metti 2-3. Vabbè dai, com'è andata Ale? Ma allora, in realtà direi bene. È salita, poi è scesa. Cioè c'è questa piccola cosa da guardare, però cioè, un equilibrio c'è sicuramente. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che a questa potenza qua, quindi 160 di frequenza cardiaca e 200-210 circa watt, io arrivo a un punto che se lo supero dopo poco, diciamo che devo fermare, mentre sotto questa soglia qua posso andare avanti per un bel po'. Cioè già sono andato 40 minuti qua, quindi vuol dire che in strada secondo me anche... Poi che lo cambia anche la pedalata su quello che è. Sì, chiaro, più di un'oretta si può fare. Però sì, se il punto in cui il tuo lattato è rilattato il tuo prodotto, in equilibrio con il lattato smaltito. È lì lì, né più né meno. Però ci siamo. Grazie a te. Grazie a te. Allora, Endurance Academy nasce come centro di preparazione per gli atleti di resistenza. Qui all'interno svolgiamo fondamentalmente test di valutazione funzionale per vedere effettivamente il livello dell'atleta. In più offriamo dei servizi complementari che riguardano un rinforzo del tipo muscolare, sempre qui all'interno, perché siamo dotati di un piccolo spazio con una palestra, e delle consulenze con dei nostri collaboratori, quali nutrizionista, osteopata e anche il servizio di mental coaching. Quindi di fatto siamo in grado di seguire l'atleta a 360 gradi. Ok, siamo di ritorno, è andata tutto bene, i risultati presi sono stati interessanti, un po' particolari, però vabbè, è stato utile per me, così almeno ho anche dei punti di riferimento un po' per capire come impostare gli allenamenti futuri. Spero vi sia piaciuto questo video, secondo me è molto interessante, fatemi sapere se vi interessa anche fare qualche altro video del genere, che magari glielo chiediamo ai ragazzi dell'Endurance Academy e vediamo cosa si può fare. Va bene, bella a tutti, mettete like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, ciao!